Ciao a tutti cucci e ben ritrovati dal vostro Androlink 91 su Pokémon Sole. Prima di iniziare, vediamo un po' come stiamo messi col team. Ok, mi sta bene. Sì, perché comunque sia, mi tocca sempre ricontrollare i Pokémon come li ho messi ogni volta che spengo e riaccendo il gioco perché non mi ricordo. Perché faccio passare intere ore, a volte giornate, da quando posso rigiocare poi effettivamente al gioco. Nello scorso video, però, intanto, riprendiamo il discorso. Da qui, nello scorso video, mio Dio, cosa sta succedendo? Cos'è questo suono? Nello scorso video ho recuperato degli Staffold di una signora. E ah, però, quindi io effettivamente dovrei parlare col Team Skull. Non si attiva nulla se non ci vado a parlare. Ah, invece si attiva. Ho recuperato degli Staffold e il professor Kukui, o Kukui, ci ha detto di andare con lui in cima alla montagna perché c'è una prova da affrontare, mi sembra, in cima, non mi ricordo bene. Ma comunque sia, vediamo un po' cosa dirci Team Skull. E tu che vuoi? Vogliamo portarci a casa il cartello della fermata dell'autobus? Problemi? Io non ho problemi, li avete voi. Ti sbagli di grosso se credi di poterci fermare. E vuoi lottare. Penso che lotteremo solo contro una recluta. Mamma mia. Io ogni volta che sento la musica del Team Skull rimango sempre affascinato perché, come ho già detto in un video, è l'unica musica che davvero si addice a un team di cattivi. È fatta molto bene. Allora, vediamo un po'. Andiamo i Rogodenti. Taiga l'ho messo primo, lo sto allenando un po' più degli altri ora in questo periodo, in questi ultimi video, perché devo farlo evolvere. Eccolo, ti pareva che non sia iper avvelenato poi, cioè non è che è un avvelenamento normale, no, iper. E ho pensato molto se farlo evolvere o no, poi nello scorso video ho detto, ok, lo faccio evolvere, non posso farlo rimanere così. Anche se evoluto, l'unica cosa che non mi piace di quello evoluto sono le mani, le zampe, chiamiamole zampe perché mani è sbagliato. Sono le zampe, sono troppo grosse, fatte male, brutte. Sono adatti a un Pokémon tigre, ma sono brutte, non ci posso fare niente. Però è figo come è un lottatore, però è tipo buio. Un Pokémon tipo fuoco buio che però è l'uomo tigre praticamente, è un lottatore, è un wrestler sembra. Mi hai battuto, ma il Team Skull colpisce sempre due volte, ora dovrei vedertela col mio compare. Team Skull sempre pronto alla battaglia, ma appena posa la squaglia. Ping! Ok. Allora, stammi a sentire, piccoletto del Team Skull. Il mio Taiga è abbastanza avvelenato, quindi mi toccherà sicuramente cambiare Pokémon. Tu mandi un campo Raticate Alola? Perfetto. Beh, sì, in effetti il Team Skull credo possa solo mandare Raticate Alola, dato che è un team cattivo di Alola. Vediamo un po'. Sono costretto a cambiare. E nello scorso video Woody si è evoluto in Toucannon da Trambic. Mamma mia, Toucannon è una cosa bellissima. Cioè, è stupendo come Pokémon. Ancora non ho avuto il piacere di provarlo, ma credo che sia giunto il momento. Volevo far combattere Taiga, ma essendo avvelenato non ho la possibilità. Mamma mia, che bello! Guarda come sta incazzato poi! Oh, quindi Cannonbecco deve riscaldarsi. Deve caricare l'attacco. Poi, nello scorso video, ci ho fatto caso, il becco di Toucannon si perde il colore, diciamo, quando attacca, tra virgolette. Perché comunque sia, essendo che l'ha riscaldato, deve recuperare pian piano il colore. Perché sfoga tutto quanto il calore che ha nel becco. Cioè, è un Pokémon fatto come Dio comanda. Mamma mia, come Arceus comanda. Oh, no, piccolino di papà. Si evolve finalmente, piccolino. Eccolo. Tatino bello. No!
È uno squalabus. Il suono che fa il verso, sentite, sentite il verso. Allora, verso. È un bus, è un bus. Cioè, suona il clacson, suona. Sottocarica, no, sottocarica l'ho insegnata a qualche Pokémon, ma ho visto che non mi tornava utile e allora non l'ho più insegnata. In tempi di Diamante e Perla si parla. Niente fermata, niente lavoro per l'autista. Avrebbe potuto farsi un giro di vacanze se tu non avessi deciso di fare guastafeste. Beh, torniamoci alla base che è meglio, eh. E mo dovrebbe arrivare Kukui. Andrea! Calmati. Venendo qui ho incrociato le Tizi e il Team Skull che correvano come matti. Se solo usassero quell'energia per partecipare alla Lega Pokémon come sfidanti. Sfidanti? Cioè, non mi servirebbe nessuna delle due, però mi spiegherà ogni cosa. A mio tempo, me lo spiegherà a mio tempo, ok. La strada che porta a Picco Oculani fa parte di una zona protetta. Possono percorrerla solo gli autobus con un permesso speciale. Se andiamo sopra la montagna, mi si evolve. Che sto facendo? Mi si evolve appunto Capitan Falcon, Crabrawler. Non mi ricordo il suo nome evoluto, ma è figo. È praticamente l'abominevole uomo del granchio. Uomo, non è giusto. L'abominevole granchio delle nevi. Per controllare il suo cartello della fermata quando passa il prossimo autobus. Ah. Devo proprio. Madonna. Che cosa è di questo qua? Oh mio Dio. Cioè, io devo premere sul cartello per vedere quando passa, però è arrivato. Ecco l'executor bus. Come leggo? Bus o bus? Executor bus, ok. Comodo, veloce e assolutamente sicuro. Io non mi fiderei mai a prendere un autobus in una regione straniera. Picco Oculani. Non è sulla montagna, non è sulla neve. Da questa parte. Cioè, almeno non mi sembra. Questo è il Picco Oculani, una delle montagne più alte di Alola. Vuoi sapere qual è la più alta? Sì, voglio saperlo. Oh, io là devo far evolvere Crabrawler. Guarda. Lì stanno ancora costruendo la Lega Pokémon, però. Vedi quella vetta imponente? Sì, la vedo. Il testo può anche andare se vuole. È il Monte Lanakila, il più alto di Alola. E lì si evolve Crabrawler. Ah, ok. Pensavo fosse questo, ma non è. È un luogo sacro caro al Pokémon leggendario di Alola, ritenuto da alcuni l'incarnazione stessa del sole. Ed è proprio lì, sulla cima del Monte Lanakila, che ho intenzione di stabilire la Lega Pokémon. Il professor Kukui ha intenzione di stabilire la Lega Pokémon. Ah! In passato, gli allenatori che portavano a termine il giro delle isole affrontavano i Kauna sulla cima di quella montagna. Sì, ci sono anche Super 4 e Hala è uno dei Super 4. Lo so perché, lo so. Venivano così incoronati i campioni del Giro delle Isole. Voglio continuare a mantenere vive le antiche tradizioni di questa regione, ma non solo. Desidero che il futuro campione di Alola sia in grado di competere a livello mondiale. La Lega Pokémon renderà possibile tutto ciò. Sarà presieduta dai Super 4. Pensa, un allenatore praticamente imbattibile, da campione del Giro delle Isole a campione a livello mondiale, che farà conoscere al mondo intero il valore degli allenatori e dei Pokémon della nostra regione. Stavo pensando, allora, al 90% esce un nuovo gioco Pokémon con la regione Alola, ok? Con la regione di Alola. Quindi, perché fare. Se mettiamo caso che esce, no? Diciamo esce un nuovo gioco Pokémon, ok. Perché allora mettere qui la Lega Pokémon e non nel nuovo gioco? Cioè, non ha senso questa cosa, è stupida. Dato che deve uscire un nuovo gioco, fatela nel prossimo gioco, no? Almeno c'è qualcosa di nuovo. Sicuramente le idee non mancheranno, per carità, però più idee è meglio, no? E invece no. Hanno voluto mettere in questo gioco. Poi va a finire che il nuovo gioco non c'è, allora oh, hanno fatto bene. Ma secondo me, come ho detto, mettiamo caso che c'è. Ah, quindi questo è Alolan Exeggutor. Ok, Exeggutor di Alola. Mettiamo caso che c'è. Si sono bruciati l'opportunità. Vabbè, lasciamo perdere. Ehi, ciao! No? Non è che penso che sia vero?
Vedo che sei sempre pieno di energie, Mr. Royale. Ah no, non so chi sia. Andrea, ti presento Tapso. È il direttore dell'osservatorio e il responsabile dei box del PC. Sono incarichi diversi rispetto a quello del capitano. Ma una volta ero anche capitano, caro il mio Mr. Royale. Andrea, mi fa piacere che tu sia venuto fin qui, ma al momento il capitano Chris è impegnatissimo. Ah, sì. L'ha chiamato Mr. Royale, quindi chi non lo sapeva nel gioco ci ha fatto capire che lui è Mr. Royale, cucù, insomma. Sono la stessa persona, ma io l'avevo già capito, cioè era inconfondibile, comunque sia. Tra lo studio della traiettoria delle comete e la gestione del Festiplaza non ha un attimo libero. Ah sì, la Festiplaza l'ho usata un pochino. Nel frattempo, fammi vedere se sei all'altezza di affrontare la sua prova. Sai, in passato ho condiviso molte avventure con il professor Cucui. Lascia che ti mostri cosa hai imparato allenandomi con lui. Sei un po' spaventoso, ma accetto la tua sfida Pokémon. Ehi là, Tapso allenatore, quel bracciale che ha intorno al braccio... Intorno al polso sarebbe più corretto dire. Ah, non dovrebbe essere tanto difficile la lotta. Rogodenti, cioè Scaramore è tipo acciaio. Vediamo un po'. Vola, Peppa. Mi ricordo di un episodio di Pokémon dove un allenatore stava affrontando... wow. Dove un allenatore stava affrontando Pokémon di fuoco con il suo Skarmory per farlo essere più resistente al fuoco. Con scarsi risultati, oltretutto. Quindi ha lasciato perdere. Oh, che è successo? L'attacco dello Skarmory nemico aumenta. What? 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 Ah! Ah, what? Cazzo, ma Braciere è più forte di Rogodenti? Va bene che ho più attacco speciale, ma non mi aspettavo facesse tutti quanti questi danni. Ah, beh, si Skarmory in difesa speciale, non è che sia chissà quale potenza. Yanguse, no, non voglio fargli imparare morsi. Yanguse è solo un Pokémon Death Father, non mi serve ad allenarlo. Sarà Dugtrio. Dugtrio cambia Pokémon, sì. Pinza! Captain Falcon! Se usa Dugtrio di Alola, potrebbe essere facile la lotta, ma se non usa Dugtrio di Alola? Ah, sì, sì. Utilizza Enzo Paolo Turchi. Ehi, Pantano Bomba fa male. La precisione. Ma meno male, ha colpito. One Hit KO, One Hit KO. Boccoli d'oro? Fa diminuire la velocità. Ma perché fate queste cose? Oh, 29, bene. Però, vabbè, insomma, abbastanza potente. No, non far dimenticare nessuna mossa, rivincita non mi interessa. Pinza al 21, ok. Oish al 21. Andiamo bene, andiamo a dire con i livelli. Ho deciso... Ah, Metang, allora. Ho deciso che tengo il quantitativo di esperienza attivato perché sennò non ce la faccio proprio. Iper scarica furiosa su Metang che, essendo acciaio psico... Pugno scarica. Ok. Essendo acciaio psico potrebbe resistere a breccia senza problemi. Quindi vado con un attacco molto più potente di breccia, iper scarica furiosa, per farlo secco subito, o almeno ci provo. Dai, vediamo un po' quanti danni gli fanno. No. No, no. È molto forte Metang. Vediamo, se mi fa solo super pugno scarica, allora posso anche provare a mandarlo KO. Non ci sarebbero grandi problemi. Cozzata Zen fa male. Ed è super efficace, oltretutto. Dovevo aspettarmi un attacco psico da lui. Mandiamo Woody. No. Fermi tutti. Mandiamo Taiga. Che comunque sia sarà sicuramente più veloce. Su questo non ci piove. Andiamo di Rogodenti. Peccato che non è tipo buio, se no le mosse psico non avrebbero avuto effetto su di lui. Ma va bene. Oh, perfetto. Oh. Eh sì, caro mio. Oh, ma io ho 20 anni di Pokémon quasi sulle spalle. Oh, ma che cacchio vuoi fa? Ma mi prendi per coglione? Sì, sì. Mi ha overpredictato. Maledetto. Dico, sicuramente andrà con pugno scarica per finirmi. No, mi ha overpredictato. E mo lo fai?
Ma che cazzo? Oh, Dio, Dio. Io ogni giorno mi stupisco dell'intelligenza artificiale scarsa che dà, che mettono... Oh, dovrebbe evolversi al 34, Stando a Bulbapedia. E Bulbapedia ha detto che c'ha già bug, si evolverà al 25. Cioè, ogni giorno quelli cambiano i livelli di evoluzione. Ma quel Kukui si è portato dietro un allenatore veramente bravo. Sì, sì, amore mio, evolviti. Ah, piccola chicca. Io, nello video del Kaiser più cromatico, ho detto che mi ero passato sia Poplio che Dartrix sui su Pokémon Luna. Oh mio Dio! Quanto cazzo è bello! Vabbè, dovrò abituarmi alle sue dita tozze, cicciotte. Mamma mia! Ho detto che mi ero passato sia Dartrix che Poplio su Pokémon... Pokémon Sole. E poi me li sarei ripassati su Pokémon Luna per giocare con loro due, per fare la storia con loro due. L'ho fatto. E però ho detto, facciamo anche qualche scambio prodigioso, insomma, così per avere un po' di Pokémon in più. E una mi ha passato Litten al livello 1. Quindi la mia voglia di voler giocare con tutti e tre è stata saziata. Quindi praticamente io su Pokémon Luna ho tutti e tre gli starter. È bellissima sta cosa, non mi è mai capitato di giocare con tutti e tre gli starter a un gioco Pokémon la prima volta. È un'esperienza nuova. Volevo fare un video dedicato appunto a Pokémon Luna facendo la Nuzlocke con lo starter pack. Praticamente i tre Pokémon iniziali erano gli unici che se moriva tra virgolette anche uno di loro, la Nuzlocke era persa. In un qualsiasi punto gioco, anche all'inizio, uno di loro andava KO, la Nuzlocke era persa. Potevo iniziare il gioco solo con loro tre. E se uno andava perso, proprio la Nuzlocke finiva. Però non so mai se lo farò, perché comunque sia è anche una cosa nuova per dare differenza alla Nuzlocke. Ma va bene, andiamo avanti. Vediamo cosa dice Pokédex di Incineroar. Incineroar, ok. Pokémon colpi bassi. Ha un carattere aggressivo ed egoista. Se ha dato una storta, non si fa problemi a ignorare gli ordini del proprio allenatore. Tiger Man, stammi a sentire. Tu o ascolti i miei consigli, i miei ordini, o ti castro. Hai capito? Stai molto attento. Colpi bassi è un Pokémon paraculo. Braccio teso. La crossline? Oh, mia crossline impara. Vediamo un po'. Buio. Oh, chi la usa attacca il bersaglio mulinando gli arti? Oh, il danno inflitto ignora le modifiche alle statistiche del bersaglio. Madonna. Bella. Certo, se le diminuisco la difesa di 100 volte non ha alcun effetto la modifica alle statistiche. Ah, quindi neanche se lui si fa salire le... E vai, oggi evoluzione a go-go. Si fa salire anche l'illusione e ignora le statistiche. Ignora l'illusione. Bene. Molto utile potrebbe tornare in alcune lotte. Amico del professor Cucù, ti tocca aspettare perché qua si sta evolvendo tutto quanto. L'unica cosa che non si evolve sarà Crab Brawler per ora. Gumshoes. Bene. Almeno può resistere a un paio di attacchi in più. Come Deathfather. Gumshoes. Vediamo un po'. Ok, un'altra pagina del Pokédex completata. Scovate le tracce della preda, rimane di guardia sul posto senza battere ciglio. Madonna. Fino al calare del sole. Poi c'è della stanchezza. Ok, abbiamo fatto. Tapso, molto bene. Vedo che hai la stoffa per affrontare il capitano. Forse è persino più abile di quanto eravamo noi ai tempi del nostro giro delle isole. Comunque non ho niente a che fare con Mr. Royale. Mi chiamo Kukui e basta. Ad ogni modo, io torno al giardino di Mali. Devo accompagnare qui Hawa. Ormai avrà finito di rimpinzarsi di Malasade. Ma non potevamo tipo aspettarlo e fare pranzo per una volta tanto in un gioco Pokémon. Il mio amico è sempre il solito. È proprio un tipo originale. Ad ogni modo, Andrea, è un piacere averti qui. Sono contento anch'io. Vado a curarmi. Se ce n'è bisogno.
ce n'è molto bisogno. Allora, Taiga, vediamo un po', dato che ti sei evoluto e hai Carbonella, ma quella è una cosa a parte. Attacco speciale, ha più attacco ora. Modesta, no, oddio. Madonna, che mal di pancia che mi sta prendendo con la natura modesta. No, 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 no. Ma perché la natura modesta? La natura modesta aumenta l'attacco speciale, favorisce l'attacco speciale, ma sfavorisce di brutto l'attacco fisico. Su un Pokémon che di attacco fisico conta tutto. Zio. Vado un attimo giù, voglio vedere se posso andare per fatti miei. Ah sì, ci sono allenatori. Ah, la profi? Oh, ho aguzzato le mie antenne e ho individuato un allenatore. Ma perché fa esercizi nel bel mezzo del nulla una prof? Eh? Ma segretaria. Ah, ok, ho capito allora. Faceva stretching perché, insomma, sì, le segretarie, sapete cosa si dice? Che per mantenersi in forma fanno palestra, quello. Ma cosa pensava? Sempre a pensare male. Allora, tu chi è non? Vai con spaccarocce. Ma a sto punto gli insegnerei breccia io. Clefairy è fata! Madonna Andrelink! Madonna Andrelink! Ragazzi, sono rimasto troppo indietro con Pokémon io. Non ho saputo seguire l'onda. E mi sto ancora abituando ai Pokémon di tipo fata. È vero, gioco troppo alle vecchie generazioni per ricordarmi di preciso quando... Per ricordarmi con preciso... con precisione, insomma, come, chiamatelo come volete. Per ricordarmi quando un Pokémon è tipo fata oppure no. Snubbull mi sembra anche sia diventato tipo fata. Il tipo meno adatto a Snubbull. Ultimamente sto perdendo con troppa frequenza, dovrei trovare la giusta lunghezza d'onda. Vabbè. Ne sei convinta. Qui non si può andare. Wow. Consigli utili a Poké Resort. Ok. Aspetta un po'. Niente, davvero? Aspetta, questo è troppo facile. Ma madonna, non riesco a controllarlo ancora bene, Stoutland. Questa mi sembra quasi ovvia la cosa, che lì c'è una Pokéball, uno strumento nascosto, non una Pokéball. E probabilmente non me lo segnala. Ora che ho fatto evolvere Taiga... Niente, non c'è lo strumento lì. Continuiamo. Eccolo qua, infatti, perché c'è qui, forse. Inverti volta. Ah! Questa mi sembra che l'abbia imparata Charjabug. Se non sbaglio. I Pokémon qui sono di piuttosto di un livello piuttosto alto, quindi devo stare anche attento a come mi comporto. Potrebbe essere spiacevole incontrare un Pokémon di livello molto più alto del mio. Molto, vabbè, diciamo più alto semplicemente. Ok, miseria, come mi ha visto male. E là, allenatore, ti dirò una cosa importantissima. Lottare è la specialità dei Montanari. Me ne frega qualcosa? Però lui può, perché lui è figo. In questa generazione il Montanaro è figo. Ecco. Proprio un Pokémon azzeccatissimo, guarda. Meglio di questo non potevi mandare in campo. Deathfather, vieni qui. Esci fuori a giocare. Ah, colpi inflitti 3, eh? Turbo sabbia. Cioè, gliela sputa dalla bocca. Si riempie la bocca di sabbia e poi gliela sputa. Sì, sì, fai ferro scudo, tranquillo. Intanto ti faccio turbo sabbia, così manchi il bersaglio, manchi più facilmente. Allora, a 2 inizia a essere pesante la cosa, eh? Stai molto attento. Dai, un'altra turbo sabbia. Ah, ecco, a 3 è preciso. Io mi fermerei a 3. Se l'Ax, come ho detto più volte, è come in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, allora 3 è perfetto.
Ed eccolo qua, abbattuto! Oh yeah! Chi hai ora? Vediamo un po'. Geodude. Hai semplicemente un Geodude? Oh! Ma che cazzo? No, non ci credo! Geodude forma Alola? Non lo sapevo! Cos'è? Non mi dica acciaio roccia perché sarebbe stupidissimo. Cioè, acciaio roccia e acciaio terra proprio. Un doppio tipo buttato a caso proprio, eh. Cacchiarola, che bello. Stupendo, non me l'aspettavo davvero. Oh, che carino. Vediamo un po'. La strada è bella lunga. Vabbè, ci torno in volo al limite. Non è che mi crea questi grandissimi problemi tornare sopra. Vabbè, intanto che tu guardi, io vado a prendere la Pokéball di là. Bello, bello davvero. Pesoball. Non ci credo. Il ritorno delle Pokéball. Delle Gicocche. Delle Pokéball delle Gicocche. Proprio stupendo sta cosa. Bello davvero. Non mi aspettavo tutti quanti questi. Tutta questa grandissima avventura oggi. Siccome è bello lungo il percorso, penso che lo farò in due parti. Skarmory, dai, fantastico. Non è che su questa montagna sprediscono i Pokémon volanti e acciaio? Ah, perché mi sembra, mi sembra. Vieni un po' qui tu. Madonna. Proprio tutto quanto incacchiato. Lottando con ricerca Pokémon si imparano tante cose interessanti su Pokémon rari. Davvero? Non me l'aspettavo. Gerald. Ah. Geraldo. Oh, il Pokémon scimmia. In Luna c'è la sua controparte. Come si chiama questo? Passimian. Allora, su Luna c'è Oranguru. Oranguru. Riduttore tipo normale? No. Dovrebbe essere lotta. Vediamo un po'. Non so di che tipo sia, veramente. Devo essere sincero. Mi ricordo solo i nomi. Oranguru e Passimian. O Passimian. Tipo lotta, sì. Un'altra spennata e ci siamo. Potevo andare anche con Spaccaroccia, che gli avrebbe fatto comunque dei buoni danni. Dai. Perfetto. E anche questo è fatto. Ah, si è cascato solo un cidicocco e si è rotto la testa. Bene. E Woody sale al 30. Come stai incazzato? No, non far dimenticare. 3D mi serve a pochissimo. Pinza al 23, perfetto. Capitan Falcon. Oh, Capitan Falcon al 30 è fantastico. Wishim è indifferente. Ha anche Oranguru. Tutte e due ce li ha. In questa versione. Allora. Non mi ricordo se in questa versione allora c'è Oranguru. Io dico, vabbè, c'ha Passimian convinto che in questa versione ci fosse Oranguru. E invece ce l'ha tutte e due, ce l'ha. Veico Forza. Cioè. Beh. Quindi qual è l'esclusivo di questa versione? Oranguru o Passimian? Penso sia Oranguru. Io mi ricordavo Oranguru, però ho visto Passimian e dico, vabbè, sarà Passimian. Mi sarò sbagliato, invece mi sa che è Oranguru. Sì, ho già imparato troppe cose per far sì che tu possa sconfiggermi in lotta. Passo il tempo a guardare il cielo con il collo allungato come un Tortunator. Aspetto che cada qualche Pokémon meteorite. Ah sì, in effetti c'è un Pokémon che è un meteorite. Però non so a che punto del gioco lo troviamo. Ditto. Ditto. Ciao. Non mi serve più ora. Volevo catturarlo per fare l'uovo di Litten, ma l'ho trovato sull'altro gioco, quindi sto a posto così. Bella lunga la strada. Oh, ma mi sa che qui finisce. Bacheca, la fototessera, cambi il look. Sì, lo so che devo cambiare, che posso cambiare il look della fototessera
L'ho fatto infatti su Luna. Allora, penso che qui finisca il tour, diciamo tour tra virgolette del nostro allenatore. E vai, madonna, quando non fugge. Sto tre livelli sopra. Che cazzo chiama aiuto? Non serve, basta. Non è arrivato nessuno, allora vedi, fuggi. Fuggi, fuggi, oh. Facciamo come fuggi, fuggi di Wimpod. Non c'è niente? Che strano. Ah sì, più giù non si può andare. Ti salve? Hai bisogno dell'executor bus per tornare a Vale? No. Quando hai bisogno fammi sapere. Allora è un arcipelago tropicale, ma in cima alle sue montagne fa parecchio freddo. Ho fatto benissimo a portare Magmar con me. Eh sì, perché in montagna fa comunque sia freddo. Allora, Cudge, direi che per questo video è tutto. Mi sono fatto una bella scarpinata. E quindi ora torniamo sopra con il nostro Charizard del passaggio Pokémon. E vai. Alcuni si sono lamentati del fatto che con Charizard non ci sia una vera e propria animazione come in Pokémon Omega Rubino e Zaffiro Alpha per l'ipervolo. Sarebbe stato davvero bello, anche secondo me, fare una cosa del genere. Però non l'hanno fatta e quindi che gli posso fare? Gli vorrei menare a quelli della Game Freak, però non si può. Allora, qui dovrebbe esserci qualcosa, qualche Pokéball. Sì. Eccola qui, infatti. Level Ball. Ma dai, ma quante robe sto trovando di Pokéball interessanti. Oh! Nonnino, Manuel. Ehi, ehi, allora. Esiste un Pokémon chiamato Minior che cade giù dal cielo come una stella cadente. Minior ha un nucleo che può abbigliare di tanti colori diversi. Non ha una forma regionale specifica, ma è comunque un Pokémon molto interessante. Ecco, questo è per te. Luna Ball. Cerca di completare Pokédex, così farei contento anche Rotom. Cosa diavolo sta succedendo? Luna Ball. Pokéball un po' diversa che funziona particolarmente bene con i Pokémon che si evolvono con una pietra lunare? Si faceva con le chicocche? Non mi ricordo davvero. Comunque sia, Cuggi, vi ringrazio come sempre per aver seguito questo video, preferisco interromperlo qui. Nel prossimo andremo al centro di ricerche e vedremo cosa c'ha da dirci l'assistente, la Tapso, che ha fatto il box Pokémon. Quindi come sempre vi ricordo che in descrizione trovate il link alla pagina di Facebook, il link alla pagina di Twitter. Se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!